Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo tutorial. Ragazzi, in questo nuovo video vi spiego come risolvere l'errore 0xC00007B e da quello che ho capito questo errore si riferisce direttamente a un programma che non è più compatibile con il sistema operativo. Quindi in questo caso ragazzi, per risolvere questo errore bisogna solamente aggiornare i driver sia dei propri componenti che del sistema operativo, e possiamo direttamente, come vi ho lasciato in descrizione dei link, quindi andate su quei link e scaricate tutti questi nuovi driver più aggiornati nel 2023, quelli più rilasciati. Quindi ragazzi, facciamolo insieme questa cosa. Quindi iniziamo prima a scaricare .NET Framework. Quello più consigliato è questo qua del 18 aprile 2019, ma io, come ho detto, meglio se scarichiamo quello più rilasciato, quindi la versione più rilasciata. Io comincio a scaricare questo qua. Scelgo la lingua, quindi io scelgo, vediamo se c'è una lingua in italiano, non la trovo, inglese anche italiano qua, metto questo. Eccolo qua. Ed ecco il nostro primo setup per aggiornare i driver, quindi eseguiamolo come amministratore. Accettiamo tutti i termini e le condizioni di licenza e installiamo. Ok, una volta installato, passiamo al secondo setup. Quindi questo lo cancello perché non mi serve, è solamente un setup che ho scaricato. Passiamo al secondo, quindi passate al secondo link che vi ho lasciato in descrizione. Qui dobbiamo scaricare Visual Studio 2015 fino al 2022. Quindi, come potete vedere, la versione 2023 non esiste ancora, però ci sono sempre driver più rilasciati e più aggiornati che sono questi. Quindi io inizierei prima a scaricare. Allora, da quello che ho capito è che questi tre driver li blocca l'antivirus, io non so perché, quindi in questo caso io vado sul mio antivirus e lo disabilito solo per 10 minuti. Ok, ho disabilitato il mio antivirus. ARM64, cominciamo a scaricare e installare questo qua. Eccolo qua. Anche il PER86. E il per 64, quindi questo per i 32 bit e questo per i 64 bit del vostro sistema operativo. Io vi consiglio di installarli tutti ed eccoli qua, e faccio seguire come amministratore tutti quanti. Ecco qua, accetto i termini e le condizioni di licenza e lo installiamo. Installazione, disinstallazione non riuscita. Io ragazzi l'avevo già installato questo programma, Microsoft Visual C++ 2022, io già ce l'avevo installato. Lo chiudo, installo quest'altro. Qui dice modifica installazione, perché io avevo già una sua versione già installata, quindi io cosa faccio? Faccio ripristina. Lo riscarico con un driver più aggiornato, quindi faccio così. E quindi qua è necessario riavviare il computer prima di utilizzare il software. Io lo riavvio più tardi, quindi chiudo qua. Anche questo mi dice di modificare l'installazione, a voi invece sicuramente vi dirà installa il setup, quindi installa questo Microsoft Visual. Io già lo tengo installato, quindi faccio ripristina. E anche con il PER64 mi dice di fare un riavvio, io lo riavvio più tardi. Quindi cancello questi tre che non mi servono più perché io ormai l'ho già installato. E adesso passiamo al terzo passaggio, quello di Web Install DirectX per la scheda video. Quindi eccoli qua, DirectX 9, 10, 11, sia per l'audio, per tutto. Per il 12 invece non lo so, ma non c'è DirectX 12. Quindi questa è la versione più rilasciata, quindi metto a scaricare questo DirectX. Il download non è partito, quindi devo fare per forza clicco qua. Ok, è andato. Qui ci sono anche
altri driver più scaricati su Microsoft, questi pure potrebbero essere importanti. Questo è pure un aggiornamento per Windows 7, se avete ancora Windows 7 nel 2023 io vi consiglio veramente di installarvi questo. Quindi eccolo qua, esegui come amministratore, accetto il contratto, installa Bing Toolbar, che sarebbe un motore di ricerca, non ci serve, e faccio fine. Ho installato e ho aggiornato i driver più rilasciati dalla Microsoft, più quelli di Visual Studio C++ e quello di .NET Framework, la versione sempre più rilasciata. Quindi in questo caso, se non dovesse funzionare questi tre setup, questi tre driver più aggiornati, io vi consiglio di andare un attimo su prompt dei comandi, oppure scrive cmd, è la stessa cosa, esegui come amministratore, diciamo sì. Scrivete assieme a me sfc spazio slash scanno w alla fine e faccio invio e farà così un'analisi del sistema e verificherà se ci sono, non so, se ci sono dei driver da qualche driver obsoleto, qualcosa che non va, e quindi ce lo identificherà così il prompt dei comandi e vedere che cosa dobbiamo fare. Non so, possiamo anche andare su Windows Update e vedere se c'è qualche aggiornamento. Intanto, mentre sta facendo questa verifica, io vado un attimo su Windows Update, impostazione di Windows Update. Qui devo fare un aggiornamento per Windows 11, quindi faccio scarica, installa. Lo scarico e lo installo dopo. Nessuna violazione di integrità trovata, quindi tutto a posto. Chiudo qua, non mi serve più niente. Qui sta facendo il suo download, quindi lo installo più tardi. Quindi ragazzi, io spero tanto di esservi stato d'aiuto in questo nuovo tutorial su come risolvere questo errore del 0xC00007B, perché non è compatibile con il sistema operativo quando andiamo ad aprire nuovi programmi. Quindi grazie a tutti per questa visione. Ragazzi, io vi consiglio di iscrivervi al canale, di lasciare un like, di attivare la campanellina per i prossimi tutorial. E noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!